Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi una nuova review bella dettagliata di una carta uscita in SBC un paio di giorni fa. E sto parlando di Fridolina Ruffo, chiacchieratissima perché è una giocatrice che già nella sua versione base abbiamo utilizzato tantissimo. C'era un grande hype su questa versione speciale. Andiamo a vedere insieme se effettivamente vale la pena andare a sbloccare, dove giocarla e soprattutto anche un bel confrontone con quelli che possono essere suoi competitor nei ruoli appunto indicati. Ed eccola qua, Fridolina Ruffo in versione Fanta FC. Una carta dal costo di circa 550.000 crediti che ho trovato perfettamente in linea con quello che è il costo attuale di questo tipo di carte. In più, se pensiamo che costa praticamente un terzo, la metà della Sawa, già questo è un ottimo plus. Proprio perché la prima differenza grande che ha questa versione della Ruffo è che oltre al TS, all'ASA e alla S le hanno aggiunto il ruolo di CC anche di partenza, quindi non dobbiamo inventarci grandi robe per poterla andare effettivamente a utilizzare in questo ruolo. Carta di 1,78 m, quindi quasi 1,80 m, la Ruffo ha un ottimo body type, un'ottima presenza in game, alto il work rate che fa sì che risulti onnipresente, soprattutto quando la schieriamo da centrocampista, 4 stelle skill, 5 piede debole, la corsa è controllata, il piede preferito è il sinistro. Sotto questo punto di vista dunque non ci sono state migliorie perché già la versione base aveva 4 skill e 5 di piede debole, però a noi va benissimo così perché comunque per una giocatrice che deve farmi la mezzala o il terzino questa combo di attributi ci fa super piacere. Dicevamo dunque il CC come aggiunta nei ruoli alternativi, ma veniamo alle statistiche, perché questa Ruffo a livello di velocità veramente va via che è una bellezza. Ha 88 di accelerazione, 87 di velocità scatto, ma sia con i doppi passi per prendere velocità, sia con l'L1 corsa, quindi il classico speed boost, che banalmente con la corsa dritto per dritto, per cui andando a prendere campo, riesce ad andare bene via in velocità. Soprattutto con quest'ultima fattispecie c'ha quell'animazione un po' tipica dei Lengthy, seppure Lengthy non ci è, che mette il corpo in avanti e va appunto a mettersi l'avversario dietro prendendo ancora più velocità, quindi veramente promossissima sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il tiro, ragazzi, anche qui mi ha sorpreso in maniera clamorosa. 86 la finalizzazione, 88 la potenza, 84 il tiro dalla distanza la rendono una finalizzatrice impeccabile. Dentro l'area di rigore non mi ha sbagliato un tiro, che siano con il timed o che siano senza timed, e soprattutto da fuori area di rigore, se mi attaccate bene il timed finishing, vi indovina delle traiettorie che sono spettacolari. L'avversario poi non se l'aspetta magari che cercate questo tipo di conclusione, perché ha 84 in questo fondamentale e invece lei può tranquillamente sorprendere, per cui provate e poi mi direte se stavo sbagliando. Passaggi incredibili, soprattutto il 95 di corto e l'80 di lungo. Per quanto riguarda il dribbling, qui c'è la sua leggera pecca perché ha 80 di agilità e 80 di equilibrio, però ha un ottimo 90 di reattività. Questo in cosa si traduce? Si traduce in una giocatrice che comunque nei micromovimenti non è pessima, però potrebbe essere leggermente meglio. Mentre per quanto riguarda il 90 di reattività, con l'L2 nei cambi di direzione è molto presente, si fa ben vedere, va a dare fastidio quando gli avversari, soprattutto quelli più piccolini, si muovono su loro stessi. Per quanto riguarda invece le statistiche di difesa, qui abbiamo delle grandissime statistiche perché abbiamo un 87 di intercetto e un 87 di lettura difensiva, unito ad un 89 di contrasto in piedi e un 84 di scivolata. Devo dire la verità che a centrocampo risulta un po' più manuale, quindi se la tenete bene sulle linee di passaggio, se la utilizzate per recuperare il pallone, si fa sentire, invece tende un pelino a non intervenire quando non ce l'avete controllata. Quindi diciamo che sotto questo profilo, se siete dei difensori manuali, vi dà una mano, altrimenti qualche intervento lo fa ma non è molto costante. Però considerando che se la giocate a centrocampo, di solito o la unite in un centrocampo a 2 ad uno più difensivo o in un centrocampo a 3 le date un po' più licenza di poter andare ad attaccare, non è troppo un problema. Bene la resistenza, l'elevazione e la forza, pecca in aggressività. L'aggressività, vi dicevo, è un problema quando la andiamo a utilizzare da terzino. Infatti il ruolo nella quale io ho preferito questa Ruffo, e già qui vi vado a sciogliere un nodo importante, è quello del centrocampista. Per vederla da terzino magari la rimandiamo a upgrade presi, perché io vi ricordo che per quanto riguarda gli upgrade questi giocatori possono prendere 4 upgrade, 2 di squadra e 2 individuali. Per quanto riguarda quelli di squadra, ovviamente la squadra
squadra deve vincere due delle prossime quattro partite a partire dal 3 marzo, deve fare 11 gol nelle prossime quattro partite e lei invece deve fare o un clean sheet oppure deve fare un clean sheet, mentre per quanto riguarda l'altro è tre presenze nelle prossime quattro partite. Alcuni di voi sono spaventati dal fatto che questa Rolfo sia infortunata, ma in realtà ragazzi non è infortunata. Io ve lo posso dire perché sapete che seguo tanto il Barcellona femminile, la Rolfo ha sofferto di un infortunio al menisco a inizio settembre, si è operata e anzi da poco è stata riaggregata al gruppo, sono già 2-3 settimane che si allena in gruppo, per cui io non mi stupirei che a breve la vediamo tra la lista dei convocati e magari per farle riprendere un po' di feeling con il campo, visto anche che il Barcellona femminile in campionato non ha queste partite di solito così difficili, qualche minuto per mettere un po' di benzina e un po' di forma nelle gambe l'allenatore glielo farà fare, quindi potenzialmente è di sicuro un 91 ma potrebbe diventare un 93 questa Rolfo, diventando proprio qualcosa di pazzesco. Per quanto riguarda i playstyle, i plus sono il passaggio calibrato e il trickster, ovviamente inutile su una carta con 4 skill, praticamente il pool che possiamo fare di mosse e abilità è molto ridotto, però il passaggio calibrato è top perché con i driven pass si va a cercare i compagni, soprattutto quelli dentro l'area di rigore, in maniera impeccabile, infatti fa tantissimi assist perché il passaggio calibrato li velocizza i passaggi ma li rende anche più facili da controllare. Per cui, sotto questo punto di vista, facilita anche il lavoro all'attaccante, che si ritrova subito il pallone disponibile e può concludere in porta. Per i playstyle base, anche qui andiamo molto bene, perché è il passaggio teso, quindi quello per i cross, la calamita, il primo controllo che le permette di potersi muovere leggermente meglio e in più di stoppare meglio il pallone, quindi si va in combo con quello che è il passaggio calibrato, poi abbiamo l'inesauribile che ci serve a poco perché comunque ha una gran resistenza, il razzetto e il tecnico. Amici miei, come si muove questa Rolfo con la corsa controllata? È una demone, la palla la tiene incollata al piede, inoltre visto che comunque 1,80 m alle volte gli avversari gli rimbalzano anche addosso e lei riesce ad andare imperterrita, quindi secondo me anche per utilizzarla in fase offensiva questo playstyle è uno di quelli che si sente di più. Quindi, vi ripeto, per quanto riguarda il discorso su dove giocarla, io la giocherei a centrocampo. Da terzino sbloccato si può usare tranquillamente, però occhio perché quell'aggressività, diciamo, fa sì che non la trovate troppo spesso attaccata all'uomo ed è anche leggermente un po' pigra nel rientrare in difesa nonostante abbia l'alto alto. Per quanto riguarda i suoi eventuali competitor a centrocampo, già so che la prima domanda sarà relativa a Nasawa. La Sawa costava 3 volte tanto e secondo me, arrivati a questo punto del gioco, in ottica upgrade, questa Rolfo le è superiore, soprattutto nei playstyle. Perché la Sawa, vero, magari è un po' più agile, un po' più offensiva, però questa Rolfo in mezzo al campo la sentiamo molto di più perché c'ha 20 cm in più, la Sawa è 1,60 m, che in mezzo al campo fanno tutta la differenza di sto mondo. La Sawa in un centrocampo a due non la potete giocare perché in questa assolutamente sì, da mezzala pure la stessa cosa, la sentite molto di più lei che è più presente fisicamente. Poi già so che arriveranno domande su altri giocatori, su Bruno eccetera eccetera. Io il mio consiglio, per quello che vi ripeto, il rapporto qualità prezzo e la facilità di upgrade, è di prendere questa Rolfo e sbloccarla, perché altrimenti questa è la classica carta rimpianto che voi sbloccate e non sbloccate e poi dite cavolo, hai visto che cosa è diventata, l'avrei potuta utilizzare. Quindi sbloccatela, la provate, però secondo me al momento è proprio super divertente da usare e toglie il posto a tantissimi centrocampisti. La potete giocare davanti la difesa con uno più difensivo, la potete giocare a centrocampo a tre e soprattutto questa carta qua, ripeto, una componente fondamentale che a questa parte del gioco non deve mancare è che è molto divertente, per cui fatemi sapere come al solito se la farete, però per me questa, con un bello stile di intesa Motoro, è approvatissima. Al momento un 8,5 che potrebbe diventare un 9 qualora diventasse 91-93. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Come al solito vi esorto a lasciarmi un bel commento per farmi sapere se avete sbloccato la Fridolina, se eravate ancora indecisi e soprattutto se avete scelto dove giocarla una volta sbloccata. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!